Signori, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del... Divertiamoci con le tovaglie. Io sono sempre Lisa. Io sono sempre Annie. E insieme siamo il club della tovaglia. Particolarmente accaldato, fa caldo, eravamo indecise se girare questo video oggi, ma lo dobbiamo fare perché... perché il mondo deve sapere, fondamentalmente. E oggi parleremo di un gioco che ci sta appassionando veramente tantissimo, che è questo, 300... Terra e acqua, cioè che mi sta appassionando tantissimo. Ragazzi, a me piace da morire questo gioco. Io in realtà dico così perché perdo sempre e quindi spero di non perdere anche oggi. Comunque, allora, due paroline proprio sul gioco. Intanto è un gioco per due giocatori della durata di circa 40 minuti per un pubblico di almeno... che abbia compiuto almeno 14 anni ed è edito in Italia dalla Genos per due giocatori con una scatolina veramente di una meravigliosa composizione. Sì, no, molto carina, contiene tutto. Che scivola. Allora, l'ambientazione è quella del V secolo avanti Cristo, in cui a un certo punto i persiani decidono di invadere la Grecia, così. En passant, così un pochino, insomma, quindi si sfideranno l'impero persiano e l'impero greco in una avvincentissima battaglia per il dominio, non mi avete sentito, avvincentissima battaglia in cui le due fazioni avranno modi di combattere e modi di acquistare risorse leggermente differenti. Quindi non parliamo proprio di un asimmetrico puro, ma di un gioco strategico per due giocatori, cosa vi devo dire? Cioè, guardatelo, iniziamo. Per due giocatori strategico, sì, no, è un asimmetrico perché comunque i greci e i persiani hanno due modalità di gioco leggermente diverse che scoprirete adesso appena andiamo a vedere. Prima di tutto, io volevo ringraziare i nostri iscritti, non mi ricordo quanto siete, però... 370 più. Ok, salutiamo i nuovi iscritti. In realtà questo gioco nasce da una richiesta di un nostro iscritto, però io mi dispiace, non mi ricordo il tuo nome. Perdonaci, ti abbiamo incontrato al Dungeon Store di Bologna. Ti abbiamo anche conosciuto di persona, quindi questo video è anche dedicato a te, carissimo. Sì, e ci hai proprio chiesto se potevamo fare il tutorial di 300. E noi siamo, cioè io sono ben contenta perché a me il gioco piace veramente un sacco. Bando alle ciancio, andiamo a vedere come si gioca a 300. Pronti con la nostra mappa per cominciare a giocare a 300 terra e acqua. Casualmente abbiamo scelto le fazioni, a me sono capitati i greci che sono rappresentati da dadi e cubetti e tokenini, cilindri, componenti di colore rosso. Io i persiani che hanno i componenti di colore blu. Notare la prima differenza che si vede da subito, i rossi hanno quindi una minoranza. Mentre i persiani hanno più componenti, in più hanno un componente particolare che è il ponte dell'Ellesponto. Esatto, il ponte di Bacchi in legno. Ragazzi, il gioco dura solo 5 turni, ma in realtà capiterà spesso che il gioco ne duri 3, che sono esattamente le spedizioni inviate dall'esercito persiano. Se invece giocate in un altro tipo di modo, comunque al massimo il gioco durerà 5 turni. Come si inizia? Si inizia posizionando due eserciti per i persiani ad Abydos e due eserciti ad Efesos. Gli eserciti sono i cubetti di colore blu, mentre una flotta ad Efeso per i persiani. Una flotta che è il tondino, questo tondo qua. Poi vedrete quanto è carino la flotta quando trasporta l'esercito. Invece i greci hanno solo un esercito a Corinto e un esercito ad Atene con una flotta. Sparta, no, ti fa schifo Sparta? Ti fa schifo Sparta? Sono un po' grezza Sparta. È una Sparta con ben due flotte nel porto di Atene e nel porto di Sparta. Eccoci qua. Allora, i greci, come abbiamo detto, giocano molto di forza, nel senso che hanno il vantaggio di essere più forti dal punto di vista militare, ma hanno lo svantaggio numerico, mentre i persiani giocano tantissimo nelle loro strategie, appunto numericamente, perché ti invadono da ogni dove e sbucano dalle fonti. Ma come vedrete hanno uno svantaggio militare, a meno che non combattano ad Abydos ed Efesos, quindi dove c'è già l'impero nella parte asiatica, hanno sempre uno svantaggio quando lanciano i dadi. È un gioco
vogliamo dire simil risico, nel senso che voi vedrete che molte battaglie vengono risolte dai dadi. Len già sta storcendo il naso. No, è più tattico, però nel senso, dai, se non conoscono niente, cioè io dico il risico, cosa devono conoscere loro? Ah, si spera, insomma, che i nostri telespettatori conoscano qualcosa. Va bene. Ad ogni modo, ogni fase di gioco parte dai persiani in questo modo. I persiani faranno una fase di preparazione. Preparazione che poi consiste nell'acquisto. Dopo tocca agli ateniesi, poi ritocca alla mia fase, che sarà la fase operativa, la fase operativa degli ateniesi, e via dicendo fino alla fase del punteggio. Dopodiché questo scorre, ma c'è già un'eccezione che vi dico da subito: se per caso mi muore un re, quindi io pescherò una carta dove c'è la morte del re, il turno salterà completamente, andremo direttamente al secondo turno. Questa cosa nel gioco può succedere solo due volte, lo dico. Grazie, perché c'è. Se vedete che io pesco una carta e ricominciamo, cioè non è che siamo spastiche, lo prevede il gioco, siamo anche spastiche. Comunque, ci sarà il test. Nella fase di rifornimento i persiani hanno a disposizione 12 soldi, 12 punti da spendere come vogliono, ma devono iniziare dalle carte. Ogni carta vale 1, quindi cominciamo con l'azzardo dei persiani. 1... 2 entro le 6 3 4 5 ok, poi faccio 5 con questo, sono 11, attenzione, perché questo per costruire la prima volta ha un costo di 6, e poi facciamo un 12 mettendolo qua. Allora, io questa l'ho fatta rapidamente per vedere se capitava quella cosa, che non è successa. Comunque, in pratica, nella fase carte voi acquistate le carte che servono poi per muovervi e combattere, oppure per effettuare l'evento descritto nella carta. Quindi più carte hai, più roba potrai fare nella fase operativa. Ecco perché comunque la voglia di prenderne di più c'è. Ma in realtà poi devi anche spendere le risorse per costruire gli eserciti che fisicamente vanno a spostarsi nella mappa. La prima cosa che dovrebbero fare i persiani nel loro turno è appunto costruire immediatamente il ponte dell'Ellesponto. Questo perché senza il ponte dovranno per forza muoversi via mare. Il ponte però la prima volta che lo costruisci costa 6, dopo rimane lì e non verrà mai distrutto a meno che i greci non riescano a conquistare Abydos e quindi a distruggere il ponte. E ci si prova, no? Cara, vai, io ho speso tutti i miei soldi. Io invece, a differenza dei persiani, ho una spesa molto limitata, ho un massimo di 6 di soldi, ed ogni risorsa che acquisto mi costa sempre 1, quindi proviamo a gestire la cosa in modo un pochino equilibrato, comprando una, due, proviamo con 3 carte, e poi prenderò 3 di esercito, questi qua, 3. E decido di darne uno in ogni città che attualmente sto controllando. Come vedete, a differenza dei persiani, gli ateniesi in questa fase non si devono preoccupare di quello che c'è scritto nelle carte. Solo i persiani, se beccano la carta morte del re, fanno terminare immediatamente il turno. Se l'avesse pescata lei, comunque non importa. Inoltre vi facciamo notare una cosa delle carte: come mai peschiamo tutti dallo stesso mazzo? Semplicemente, questa è una parte di prova, quindi non c'è bisogno dello spoiler, semplicemente perché la carta è divisa in due. Se si stanno utilizzando i greci, si utilizzerà la parte rossa, rossiccia, marroncina. Se si usano i persiani, si leggerà invece la parte blu, azzurra. Che colore è? Azzurro, blu. Nella fase abbiamo finito la fase di preparazione, quindi abbiamo speso tutti i nostri soldi per costruire eserciti e carte. Bene, fase operativa. In questa fase voi dovete usare le carte che avete, potete, o per quello che c'è scritto nel vostro lato colorato, quindi io leggerò solo la parte sotto, oppure, quindi non è che fate tutte e due le cose, oppure buttate via una carta, diciamo, per eseguire un movimento che sia navale o terrestre. Ora vediamo un po' che cosa ho qua. Ecco, guarda, io faccio il re dei re. Il re dei re mi fa eseguire automaticamente un movimento terrestre, quindi lo posso fare perché lo dice la carta. Quindi facciamo esattamente quello che c'è scritto nella carta. Esegui movimento terrestre. Movimento terrestre. Semplicemente voi scegliete un tot numero di eserciti da un posto e li spostate in un altro, fermandovi solo quando incontrate una città neutrale oppure conquistata da un altro giocatore. Quindi io mi fermo a Della, che ho fatto la prima cosa della carta. Se come conseguenza si verifica una battaglia, no, perché non c'è stata nessuna battaglia, quindi questa altra parte della carta non la risolvo, tocca a Lenny.
Benissimo, le carte possono essere utilizzate anche come per annullare carte dell'avversario. Ci sono le carte specifiche che annullano determinate sulle azioni. Lo vedete perché c'è il simbolino un fulmine. Esatto. Sono carte reazione che usate contro altre carte. Io al momento non ho delle carte che mi facciano fare dei movimenti particolari. E di conseguenza ne spenderò una qualunque, questa per esempio, e quindi la utilizzo semplicemente come carta movimento e decido di muovere un mio esercito da Atene a qua. Eccolo qua. Perfetto, ritocca a me. Guarda, mi muovo direttamente, uso la mia carta e faccio un altro movimento. È importante in questa fase cercare di conquistare quante più città possibili, ma mantenendo una linea di rifornimento. Benissimo, lei si è mossa lì. Adesso io posso utilizzare una carta che ho in mano, perché scelgo proprio questa, Leonida, qui in alto, mi dice. Che cosa mi dice questa carta? Che scelgo un esercito. Benissimo, il mio scelgo per usarla, mi raccomando, ricordati di mettere il cubetto, perché te lo dice la carta. Scelgo un esercito, lo posso muovere, se come conseguenza si verifica una battaglia, quindi arrivo qui, in questo caso io non lancerò solo un dado, ma ne lancerò ben due. E posso scegliere tra questi due il risultato che mi è più congeniale. Un attimo. Scusate, l'Elisa è raffreddata. Ci fermiamo due secondi e risolviamo poi l'esito della battaglia. Mi sono schiarita. Adesso che ci siamo un attimino ripigliate dalla tosse, non c'è Covid né niente, sono un po' di tosse, risolviamo la battaglia di cui eravamo rimasti indietro. Dicevamo, io ho utilizzato questa carta, Leonida. Questa mi ha dato la possibilità di spostarmi da questo punto a questo punto in cui c'era già un suo esercito. Utilizzando questa carta, attenzione, come si può notare da questo simbolino qui, c'è un simbolino con un dado, questo vuol dire che alla fine della battaglia, ma lo faccio adesso così vi faccio vedere. Un cubetto, non è un dado. Un cubetto. Io metterò un cubettino su Leonida. Il nostro caro Leonida, qualunque sia l'esito della battaglia, si è sacrificato. Sì. Si è sacrificato e non potrà più essere utilizzato durante la partita. Cioè, la carta potrà essere utilizzata ma solo come movimento e non più come azione della carta. Di questi tipi di carte qua, come vedrete, i greci ne hanno solo tre. Perché sono questi. Ripetiamo che la carta mi dice che nel caso in cui io dovessi incontrare una battaglia, quindi un esercito nemico, ho la possibilità di tirare due dadi e di scegliere il risultato del dado tra questi due. Attenzione, come si svolgono? Sì, normalmente come si svolgerebbe? Si lanciano numero di dadi pari al numero degli eserciti. Anche se tu ne hai più di tre, comunque ne puoi lanciare sempre massimo tre. In più, se io tipo ne ho 3 e lei ne ha 2, comunque si confronterà il risultato più alto, è per questo che dico sì, il risico. Comunque, sì. In questo caso lei con l'abilità della carta, anche se ha un solo esercito, tira per 2. Quindi io ho un esercito e un dado. Lei ha un esercito, però tira 2 dadi. Non solo. Sapete che all'inizio vi abbiamo detto i persiani fanno schifo nelle battaglie terrestri? Perfetto. I persiani, qualsiasi numero facciano superiore al 4, è comunque considerato un 4. Esatto, sono un pochino più svantaggiati dal punto di vista militare, quindi il loro numero massimo, a meno che non ci sia una carta che ti specifica diversamente, e ci sono, il loro numero massimo è il 4. Ma non gli facciamo penare e via. Vai. 2. Capito perché non mi piace sto gioco? Avete la prova concreta di quello che dico. Questi sono i miei risultati tipici. Niente, io ho la mano fortunata. Allora adesso, senza che strippo, cosa succede? Semplicemente esatto. Chi il perdente rimuove un suo esercito. E si continua così finché esistono eserciti. Ma in questo caso, non essendoci altri eserciti, semplicemente io ho preso il controllo così. Di questo punto. Attenzione però. Vabbè, no, attenzione niente, devo spiegare. Attenzione un cavolo. Vai. Vado, adesso ti massacro, cavolo. Vado via nave. Adesso vi faccio ridere. Vediamo un po'. Allora, guardate cosa succede. Uno può fare un movimento via nave se presenta una flotta. Mi scappa già da ridere. Nel porto. Prendete il vostro cubetto e lo posizionate nel tondino. E poi vi potete spostare. Ecco, questa è la parte che più le piace del gioco. L'unica parte che mi piace del gioco. Vai. Io potrei andare a rompere in mare. I coglioni a Sparta, ma perché non lo faccio? Perché mi massacra, abbiamo già visto che io faccio schifo nel combattimento, quindi il povero persiano che può fare? Vagare e trovare un porto sicuro, tipo Naxos, e sbarcare, fatto il mio
Benissimo, io utilizzerò la mia ultima carta come movimento, perché? Perché che come potete notare, no, non ti vengo a rompere niente, magari vediamo tempo la faccia, comunque vabbè. Semplicemente utilizzerò questa carta come movimento, quindi la scarto, e muovo una mia, un mio esercito da Corinto a Tebe qui. Perché? Perché altrimenti questo poverino qui mi sarebbe rimasto isolato. Poverino! E quindi non avrebbe potuto fare punti alla fine del turno. Come vedrete tra pochissimo. Esatto. Quindi allora, io ho finito le carte, quindi il mio turno finisce qua. Ora gioca lei. Guarda, uso direttamente il tributo di terra acqua. Scegli una città non occupata dai giocatori e piazza un esercito persiano tra quelli disponibili fuori mappa. Ma no, però. Eh no, che se vado lì mi muore. No, non ha senso giocare sta carta. Muoviti. Me la tengo. Va bene. E questa la uso come movimento. Movimento, quindi vado. Mi suicido, ok? Mi suicido. Benissimo. Andiamo. Io tiro un dado perché ne ho uno. Lei tira un dado. Ci provo, no, vai. Raga. Ok, c'hai. Uno. Cerchi di dirlo, puoi andare via, grazie. Bene, ora posso usare, perché vedete lei ha finito le carte, quindi passa. Io invece continuo ad usare le carte. Ecco, quella di prima mi serve. Scegli una città non occupata e ci piazzi un esercito fuori mappa. Fantastico, ripreso. Ecco perché l'ho fatto. Ho detto, mi sacrifico. Benissimo, fine di questo fase. Round. Allora, alla fine della fase operativa c'è la fase rifornimento, ovvero funziona diversamente per i persiani e i greci. Quindi statemi un attimo dietro. Allora, io non devo calcolare queste due città perché i persiani, avendo comunque un rifornimento dall'Asia, sono automaticamente tutti gli eserciti presenti a Abydos e ad Efedos riforniti, anche se fossero più delle ancore disegnate. Delle anfore. E invece, le altre città devono confrontare il numero di ancore con gli eserciti anfore. Presenti. Di anfore! Orca miseria! Di anfore con gli eserciti presenti. Se per caso gli eserciti sono superiori alle anfore, quegli eserciti devono ritirarsi fino a che non diventano pari al numero di anfore. In questo caso io ho un'anfora e un esercito, un'anfora e un esercito. Quindi sono sfamati in pratica. Poi, la seconda cosa che devi controllare, perché non basta qua, devi controllare che tutti gli eserciti possano essere riforniti dalle città principali, quelle chiave, che sono nel mio caso Abydos ed Efesos. Questo sì, come vedete c'è il ponticello, quindi gnagniamo. E questa pure, perché c'ha rifornimento via nave. La flottina in pratica fa così, gli porta il cibo, no? Se manca la flotta e lei mi uccidesse la flotta con una battaglia navale, questo rimane ciccia. E quindi verrebbe eliminato. Muoio di fame e viene eliminato. Il gioco è molto logico, ovviamente. Ok. Io vai, invece, fase di rifornimento. Perché ho fatto proprio quello prima, ho cercato di portare un esercito qui, altrimenti lui sarebbe rimasto isolato. Invece no, invece questo è rifornito perché un'anfora, due anfore e un cubetto. Sì, lei qua deve guardare. Io devo guardare bene, questo è rifornito perché siamo pari e qui è rifornito perché io ho due eserciti ma ci sono due anfore. Ed è tutto collegato, okay. Quindi in questa fase noi siamo a posto. Fase del punteggio. La fase del punteggio serve per determinare alla fine dei 5 turni chi sarà il vincitore, ma attenzione, vi dico già che c'è anche la vittoria secca, a me non è mai capitato, però perché può capitare soprattutto con le prime partite se uno è un pochettino inesperto, se non proteggete le vostre città chiave, ovvero se io riuscissi a conquistare a Atene e Sparta vincerei immediatamente la partita, stessa cosa lei se riuscisse a conquistare, quindi prendere il controllo di Abydos ed Efesos, chi se ne frega di quello che c'è scritto lì, chi se ne frega di che turno sia, vinci immediatamente. Però di solito non succede così, quindi cosa si fa? Si contano i punteggi e si confrontano, sono due punti per ogni città chiave che controlli, tuoi o delle tue o dell'avversario, quindi 2-4 più un punto per ogni città non chiave, quindi 5 e 6. Io sono a 6. Io sono a 2 4 5 6 e 7, quindi c'è 7 meno 6, cioè lei è in vantaggio di un punto, quindi il cubetto nero, come vedete, va verso di uno, verso il simbolo. Questa è una sorta di bilancia, si fa la bilancia cosmica. La bilancia cosmica, esatto, si fa la differenza tra i due eserciti e poi se ne calcola in pratica il punteggio provvisorio fino alla fine del quinto round. Io direi che comunque sì, poi ragazzi, allora qua qualcosa. Si va avanti col secondo round, si fanno le stesse cose. Vi ricordo che però se in questa fase, quando i persiani comprano, non vi ho detto una cosa, nella fase, se io avessi voluto tenere una carta,
i persiani possono tenere una carta, ma poi hanno 10 soldi da spendere, come indicato qua, invece che 12. Mentre capita di rado, però, se proprio i greci avessero carte da tenere, ne possono ottenere fino a 4 di carte. Quindi, ciao. Ma non succede quasi mai. E allora, ricordatevi la cosa fondamentale che molti scordano: se durante la fase dell'acquisto i persiani, che devono comunque sempre iniziare dalle carte, non si può iniziare a comprare dagli eserciti, no, è proprio in ordine. Esatto, pescassero, e no, non ne viene fuori neanche uno, eccola, morte improvvisa, vedete che c'è il becco, il famoso simbolino, morte improvvisa, vi facciamo vedere, mettiamo che io l'abbia acquistata col quarto acquisto, bene, si interrompe immediatamente, io metto questo sudario primo, questo va qua e si ricomincia il turno come, prendendo anche le carte scartate come se non avessimo fatto, come se ci fosse un anno di lutto, un mese di lutto, una giornata di lutto per la morte del salti del anche la fase rifornimento e punteggi, infatti proprio la spedizione annullata, quindi non fai operazioni, non fai rifornimento, non fai punteggi. Ecco perché diciamo spesso il gioco dura in realtà 3 turni, non 5. Questa carta però può capitare solo 2 volte, perché come vi dicevo, la seconda volta che capita voi uccidete anche Cersei, fine, sono finiti re. Quindi se dovesse ricapitare la maledetta carta, comunque si continua a giocare. Esatto. Fine. Benissimo, adesso questa è stata una panoramica, andiamo alle conclusioni finali. Ecco qua, tornate. Volevo intanto chiedervi scusa per aver tossito durante ma attaccato l'influenza. Nel senso, figurati, non era colpa mia. Ad ogni modo, siamo di nuovo diventati buie. Io non capisco come mai è questa perché abbiamo già stato più tardi, quindi è del buio. Il sole tramontato. Cioè, io non lo so, cioè, anche quando ci sono 50 lampade, niente, buie a casa. Comunque. Ad ogni modo, questa era una panoramica su come si gioca a 300 terra e acqua. Un gioco che, ribadiamo, per 2 giocatori, la durata di circa 30-40 minuti, per un pubblico dei 14 anni in su, è edito in Italia dalla Genus. Un gioco che personalmente a me piace veramente tantissimo. Vi devono piacere i giochi con un minimo di alea, perché comunque te puoi giocare in modo strategico, però avete visto, cioè, se il dado non gira, non gira. A chi è rivolto questo gioco? Beh, abbiamo scherzato su questa cosa. Mi stai facendo ombra? Guarda, non mi vedono. Oh, guarda un po'. Mi metto qua in bambino così, proprio. Dai. Sto scherzando. Abbiamo scherzato su questa cosa, però effettivamente se qualcuno dovesse venire soltanto fuori da un'esperienza di tipo risico, potrebbe essere una buonissima alternativa per cominciare a guardare qualcosa di un pochino più moderno, un po' diverso. Il vostro fidanzato vuole per forza giocare con voi a risico, perché lui da piccolo giocava a risico ed era fortissimo. Proponetevi 300 terra e acqua, perché così ve la cavate in 40 minuti, ma vi dico, sono anche abbondanti, perché in realtà una partita 20 minuti, 30 minuti, se siete sveltini, a parte il regolamento, cioè, ma avete visto, gioca molto, 2 turni in 15 cioè minuti. Il regolamento è più elaborato di quanto realmente sia il gioco, in realtà. Sì, noi ve l'abbiamo spiegato grandi linee, se avete delle domande ovviamente vi stiamo iscrivete qua sotto, mi raccomando, iscrivetevi al vostro iscrivetevi al vostro canale, non al nostro, ma tranquillo, non ti preoccupa, è il caldo, la tosse, l'influenza, io sto morendo. E parte questo, a noi piace tantissimo, vi lasceremo il link per l'acquisto del gioco ovviamente. E mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, sì, comprate dai nostri link in modo da farci crescere e poter acquistare altri giochi nuovi che vi proporremo sempre su questo YouTube e sui vari social. Soprattutto perché, ragazzi, a noi i giochi non ce li regalano, questa è una piccola polemica che ho sentito da altri canali e la butto lì per fare un po' di cacciara. Ce li compriamo i giochi, quindi questo l'abbiamo comprato noi. Se volete contribuire con un caffè, invece semplicemente comprate dal nostro link. Poi qualcuno di carino ce li regala anche, ma perché siamo simpatiche. No, sì, qualche fan ce li regala, cioè, se volete regalarci un gioco ben vecchio. Ricordiamo che c'è la wishlist, vi lascio anche la wishlist in descrizione, oltre ai vari contatti social. Diciamo che se ci date un gioco, ve lo diciamo che è un gioco regalato. Questo esatto. È un gioco comprato. Quindi seguiteci su Instagram, su Facebook, su TikTok e su YouTube. Soprattutto è finito? L'ho comprato io, va bene? Mi piace questo gioco, mi piace tantissimo. Inoltre, piccola nota, alla fine del regolamento ci sono anche le note storiche, che per chi fosse appassionato. Guarda, qua ci sono tutte le note storiche. No, storicamente è bellissimo, non posso dire niente.
La scatola è fantastica e il gioco è molto carino. Volete fare una partita rapida di un simil mini wargaminino? 300 terre acqua. I vostri compagni giocano soltanto a risico, non avete voglia di farvi una partita di 18 ore in un gioco? Giocate a 300 terre acqua. Va bene? A me non dispiace l'isino. Anche a me piace. Sono troppo lungo. Sono troppo lungo, ma noi abbiamo una versione particolare che un giorno vi faremo vedere. Potrebbe essere. Scrivete qua sotto se volete vedere la nostra versione particolare di Risico. È una versione artigianale di Risico, particolarissima, che nessuno ha. Benissimo, salutiamo. Salve a tutti e scusate di nuovo. Grazie mille, siamo sempre più buie, quindi vi abbandoniamo a queste tenebre. Alla prossima puntata.